Oggi per Oltre il Giardino incontriamo di nuovo Sara D'Ammario. Buongiorno. L'abbiamo incontrata nel 2013 che presentava un suo libro, Un cuore XXL. Oggi ci è venuta di nuovo a trovare, come ci aveva promesso, per presentare il suo nuovo libro, che si intitola Chicca. Con Sì, con 3K. 3K. Tutti mi dicono, ma com'è scritto? KIKKK. Sara D'Ammario, per i pochi che non lo sanno, un'attrice, una scrittrice, da poco credo sia uscito dai cinema il suo ultimo film, quello con Aldo Giovanni Il Giacomo, ricco, il povero e il maggiordomo. dove interpretava stranamente la moglie di Giacomo. Strano, infatti. No, sì, è la terza volta che sono la sua moglie o la sua compagna. Infatti, ogni tanto scherzando, quando eravamo a una conferenza stampa, ci siamo detti che anziché fare 50 sfumature di grigio, faremo 50 sfumature di moglie. E quindi mi sono messa a ridere, ho detto, beh, ne abbiamo fatti solo 3, ne dobbiamo fare ancora 47, quindi c'è C'è ancora un... un bel po' di lavoro per i No! prossimi anni. Sì. Certo, ne fanno uno ogni 4 anni, gli ultimi li faremo all'ospizio, ma va bene. Il suo libro è, diciamo, un'ideale prosecuzione di Un cuore XXL. Sì. Cioè, continua a raccontare la storia dei ragazzi che erano in prima, se non Sì, sbaglio, nel prima primo liceo. libro, e adesso sono in terza liceo, Sì. giusto? Prima di tutto, perché ha sentito il bisogno di continuare a raccontare la storia di questi ragazzi? Ma intanto perché li avevo lasciati, avevo lasciato i protagonisti, quindi Zucchero e la Serpentessa, questi i loro soprannomi, li avevo lasciati quando si davano il loro primo bacio, quindi è un momento, come dire, importante, perché il primo bacio si dà una volta sola nella vita, e quindi, come dire, li avevo lasciati un po' in sospeso, avevo fatto un po' la furba, se vogliamo. In realtà, come dire... Sono passata a raccontare il terzo anno di liceo in cui loro hanno 16 anni perché volevo approfondire altri temi sensibili che riguardano quindi non i 14enni che sono adolescenti, però ancora come dire, con un piede nell'infanzia, anche se insomma molti sono già molto spregiudicati. Però ecco, a 16 anni ci sono tante altre prove che devono affrontare e volevo raccontarle anche se con leggerezza, insomma attraverso una commedia. Nel primo libro lei affronta tanti argomenti, tra cui l'obesità, il rapporto dei ragazzi con l'obesità. In questo, tra i vari argomenti, racconta il rapporto degli adolescenti con la bellezza. Sì, allora intanto beh, il discorso sull'obesità l'ho continuato perché Zucchero a un certo punto decide di dimagrire, come aveva fatto nel libro precedente il suo socio Gus, e ho messo apposta una frase in cui Zucchero dice sì, in effetti forse è il momento che io mi prenda cura di me, potrei addirittura andare da uno di questi dottori che si occupano di alimentazione, magari farei prima. Poi la sua scelta di dimagrire la fa autonomamente, quindi io non racconto se va o non va da un nutrizionista, però l'ho lanciata lì come possibilità. Questo per ritornare sul fatto che in effetti si parla molto di anoressia, di bulimia, ma si parla poco di tutte le problematiche gravi che comporta, no, l'obesità, di quanto pregiudichi, come dire, la qualità della vita. Ci tengo a dire che ovviamente quindi tutti i protagonisti che abbiamo lasciato a 14 anni li ritroviamo a 16. Chi non ha letto il primo romanzo non è perso. Allora, chi l'ha letto ritrova un universo. Chi non l'ha letto può cominciare benissimo da questo e io ripresento tutti i personaggi, per cui anche una Lo lettura posso confermare autonoma. perché io ho letto questo, non avevo letto il Ecco, e primo. non ti sei perso. Assolutamente no. Ecco, perfetto. E sì, io ho affrontato invece in questo Chicca il tema della bellezza, perché soprattutto a 16 anni i ragazzi sono davanti, come dire, a un dilemma, e cioè a quali modelli identificarsi. E spesso sono bombardati da immagini di attori, cantanti, così, modelli raggiungibili anche, no? Che possono essere un sogno ma anche un incubo. Oppure hanno come modelli vampiri, supereroi e intorno anche tanti adulti che sono spesso stanchi. E quindi mi sono detta, intanto, quale impatto hanno questi modelli e verso quali possono andare senza troppo, come dire, perdere la rotta? E poi che cosa succede a un gruppo di ragazzi normali, ognuno con i propri difetti anche, cosa succede quando nella loro vita e quindi in questa classe arrivano due bellezze
accecanti. Per cui Chicca, che è questa ragazza bellissima, mio nipote che ha 16 anni mi ha subito detto: zia, ma il numero di telefono ce l'hai? Io ho detto: no, veramente no, non la conosco, però mi informo. E, comunque non ce l'ho il numero di telefono. E questa bellissima, che è veramente all'apparenza perfetta, arriva con un fratello gemello, quindi altrettanto bello, e in effetti mette tutti i ragazzi di fronte a un confronto continuo. Poi lei non è, come dire, una bella che ne approfitta, per cui non cerca di dominare tutte le ragazze o di sedurre tutti i ragazzi che incontra, anzi è molto restia, è un po', come dire, molto riservata. Però ecco, la sua perfezione apparente in realtà, e anche la sua riservatezza, nasconde un grande segreto, che è un altro, come dire, forse qua lo possiamo svelare. È una di quelle ragazze che si sfregiano, non riuscendo a superare un, come dire, un, o a tirar fuori delle emozioni, dei problemi con i genitori, e infatti lei con ha, la sua vita, con rapporto con la sua bellezza, anche col rapporto con la sua bellezza, che in qualche modo, ma non le è di intralcio, lei soprattutto ha un problema molto serio con i genitori, e si sfoga così, sfregiandosi. Zucchero scoprirà questo segreto e a modo suo cercherà di aiutarla, se non altro di condurla verso quel cammino che molti fanno e di cui ci sono tante testimonianze anche su Tumblr, per cui quando questi ragazzi riescono a resistere alla tentazione di ferirsi, si disegnano una farfalla. Per cui alla fine del romanzo lei mostra le sue braccia, le sue gambe, facendo vedere che ci sono anche tantissime farfalle. Questo è un argomento che ha toccato moltissimo i ragazzi che l'hanno letto, e moltissimo anche gli adulti, che spesso sono ignari. Sì, c'è una grossa ignoranza verso questo tipo di pratiche. Sì, e a volte non sanno neanche dei propri figli, certe che volte. I propri figli, purtroppo, come dire, non riescono a tirare fuori, no? A fare i conti con alcuni nodi, e quindi, come dire, si tagliano dicendo: beh, almeno vedo il sangue che esce, soffro, sento male e capisco che sto soffrendo per una ragione concreta. Quindi ecco, in realtà il discorso sulla bellezza l'ho tirato fuori sia per capire e riflettere, soprattutto gli adulti, infatti questo è un romanzo che va benissimo per gli adulti, su che modelli proponiamo ai nostri ragazzi, e per affrontare con i nervi saldi questo problema di chi, di questi ragazzi che si tagliuzzano. Lei fa parlare i personaggi. Quando si legge dei problemi dei ragazzi, non è, come succede a volte, l'autore che utilizza il personaggio adolescente per farci il pippone su un problema. Ne sentiamo talmente tanti. In questo caso i problemi sono come nella vita reale, cioè passano in pillole, anzi meglio, sono piccole gocce che alla fine del libro fanno diventare un mare, tutti questi problemi, come nella vita di tutti i giorni, e forse anche per quello non riusciamo a renderci conto se i nostri figli si tagliano, perché sono piccole gocce che perdiamo di vista. In mezzo a queste piccole gocce che passano c'è anche un accenno alla chirurgia estetica, parlando di bellezza. Sì. Si accenna al fatto che, per esempio, in USA vengono pagati per il compleanno, il rifacimento del seno, seni o altre cose. Sì, a 16-17 anni. Lei che rapporto ha con la sua, con la bellezza sua, quella degli altri e con la chirurgia estetica? Allora, la bellezza degli altri la apprezzo, la ammiro. Quando la vedo è una gioia. Poi appunto magari non ho proprio i canoni, ovvio che anch'io riconosco che questa ragazza è bellissima, però ci sono anche altre bellezze che io apprezzo, che sono meno perfette e quindi sono più affascinanti. Con la mia di bellezza ho fatto, come dire, la pace tanti anni fa, nel senso che, come mi è successo già di raccontare, ho fatto outing, non mi ricordo in quale presentazione, ho detto che io sono cresciuta con un padre che molto simpaticamente mi diceva: vedi Sara, tu non sei brutta, però quelle belle sono fatte in un altro modo. Allora io fin da bambina ho detto: accidenti, dunque non sono brutta, ma non sono neanche bella. E quindi devo cercare di scoprire, no, se ho un talento che può sopperire a questa mancanza. Non so, essere brava in qualcosa, essere simpatica.
E soprattutto ho fatto molto la pace col mio naso, di cui tutti mi prendevano molto in giro, però c'era mia nonna che mi diceva che un bel campanile fa onore alla piazza. E allora io mi accarezzavo il naso e dicevo, beh, io ho un bel campanile e quindi tutto bene. Ogni tanto controllavo le proporzioni, no? Per capire se ero proprio da... Per cui ecco, come dire, non ho ancora approfittato dell'arte della chirurgia estetica, non la condanno perché ritengo che... Se uno magari, insomma, si sente a disagio perché ha un naso con cui non è riuscito a fare la pace, visto che c'è la possibilità, fa bene a rifarlo. Se poi sta meglio, anzi, devo dire che conosco persone che poi sono rinate, si sono rifatte il naso e hanno detto, ah, mi sento io. Per cui ho un rapporto molto sereno. Non so se continuerò a pensarla come la Magnani che diceva, non toccatemi le rughe che ci ho messo una vita a farmele. E quindi a non cedere alla tentazione di, no, ogni tanto anch'io davanti allo specchio faccio così, dico, mamma mia, qualche anno fa ero così, tutta bella liscia. Oppure le occhiaie, no? Finora, come dire, reggo e poi si vedrà, non lo so, al massimo ti chiamerò per farmi dare qualche Qualche numero. indirizzo. Lei, questo libro io lo definisco un libro con parità di genere, perché a me è piaciuta molto la scelta che ha fatto di dividere il libro praticamente in due parti. Ogni capitolo, c'è cioè un capitolo al femminile e un capitolo al maschile. Cioè, praticamente i due principali personaggi parlano loro, invece di far parlare l'autore, parlano questi personaggi. L'ha scelto da subito questo tipo di modo di narrare una storia. Quanto è stato difficile narrarlo in questo modo e quanto è stato difficile calarsi nei panni di due adolescenti e soprattutto di un ragazzo adolescente? Dunque sì, l'ho scelto da subito, perché in Un cuore XXL avevo fatto parlare il protagonista maschile e poi la voce femminile la sentivamo attraverso delle lettere che comparivano ciclicamente nel corso della storia. Qui, siccome i ragazzi sono più grandi, in effetti ho sentito l'esigenza di dare il punto di vista molto diverso già da giovanissimi, il punto di vista di uomini e donne. Quindi queste due voci... A volte bisticciano perché si vede, come dire, magari Zucchero ci racconta un episodio dal suo punto di vista, alla pagina seguente c'è il punto di vista su quello stesso episodio della voce femminile. E quindi, come dire, a volte si scontrano, altre volte sono complementari, altre volte la pensano nello stesso modo. E ci tenevo, come dire, in qualche modo a dare questo doppio punto di vista che è il nostro strazio anche da grandi, no? Per cui sembra sempre che uomini e donne non si possano capire o siano così diversi da non poter trovare un punto di contatto. Credo che questi punti di contatto ci siano. Credo anche che le differenze ci siano e ben venga, perché sennò il mondo sarebbe di una noia mortale. Già così, no? Non scherza. In più se fossimo tutti uguali. E quindi ecco, mi interessava far giocare questi punti di vista un po' anche per ammorbidire il giudizio che magari le donne hanno sugli uomini senza aver analizzato o capito il loro punto di vista e viceversa, il giudizio degli uomini sulle donne che magari appunto è molto duro senza che abbiano realmente visto qual è il punto di vista femminile. Non è stato difficile scriverli, non perché io sia una bipolare o una schizofrenica, non ancora, eventualmente ti chiedo anche il numero di un buon neurologo, però come attrice ho l'abitudine da più di 20 anni ormai di infilarmi in qualche modo dentro i personaggi che mi vengono dati e quindi queste voci le ho trovate. Però raccontare, cioè, sembra che siano veramente degli adolescenti che raccontano. Come c'è riuscita? Ma sono una guardona, nel senso che, non che spio dai buchi delle serrature, ma mi piace molto osservare, soprattutto viaggio molto, per cui mi scopro a volte incantata, no? Così, che guardo magari i miei vicini e spesso c'è qualcuno che mi fa dire, no? Che c'è? E quindi magari anche se non sento cosa le persone si dicono, in qualche modo entro in un mondo fatto magari di piccoli gesti, di così, movimenti, di mimica e immagazzino evidentemente. Per cui anche i ragazzi li osservo, li scruto e
E, a parte che sono uno spettacolo eccezionale, variopinto e variegato, e in qualche modo sono riuscita a dare voce così. Anche, come dire, sono, ovviamente ormai sono grande, però mi sono rifatta anche molto alla mia adolescenza. Alla fine è cambiata tanto la tecnologia, però i problemi sono sempre gli stessi. Cioè, gli strazi dell'adolescente sono gli stessi, il rapporto con i genitori, il rapporto con l'altro sesso, la scoperta del sesso, i primi fidanzati o le prime fidanzate, le prime volte che in un cuore XXL era un bacio, qua è proprio l'atto fisico. Insomma, alla fine non è che sia cambiato tanto da Se forse quando tornassimo indietro con la memoria, riusciremmo ad avere un rapporto migliore con i figli certe volte, o a capire le problematiche che sono scatenate in loro. Beh, sicuramente, guarda, ci sono tanti genitori e insegnanti che mi stanno scrivendo che, come era successo per il primo, usano il romanzo come ponte, per cui, come dire, è più facile a volte affrontare un argomento partendo non da una cosa che è successa a noi in casa, però, ah, ho letto questa cosa, no? La prendiamo dall'esterno e ci giriamo un po' intorno e arriviamo a parlare magari di qualcosa di personale. Questo per me è un grande successo, cioè il fatto che sia un ponte tra generazioni è una cosa che mi gratifica molto e mi, come dire, mi dà anche la forza per andare avanti. Ho in mente il seguito, non ho ancora scritto. E rispetto al fatto di dare voce a un ragazzo, io ho interpretato un uomo in un film di Damiano, Damiani, il suo ultimo film, tra l'altro, Assassini dei giorni di festa, in cui interpretavo un giovane uomo efebico che si traveste da donna per fare una truffa. Quindi io in tutto il film ero sia uomo che donna. E per prepararmi ho avuto più o meno 2 mesi di tempo, mesi in cui veramente sembravo una guardona. Cioè facevo gli appostamenti, mettevo nei bar con il taccuino la penna e osservavo e scrivevo, prendevo appunti su come si muovevano gli uomini, come si alzano, come si siedono, come guardano una donna, come bevono, come si salutano. Insomma, è stato come dire un grande studio. Mi sono messa a fumare 2 pacchetti di sigarette al giorno per abbassare ancora di più la voce e poter sembrare vagamente un uomo. Poi smettere è stata un'impresa. Avrei bisogno di un altro medico, no? Reparto tabagisti. E poi vabbè, avevo 3 ore di trucco per diventare un uomo. E mi ricordo che la prima volta, dopo la prima prova, avevo i capelli tagliati cortissimi. Avevo una specie di gilet di gomma piuma che un po' mi allargava le spalle, mi schiacciava il seno, insomma, un po' di barba anche. E la prima volta mi ricordo che la truccatrice si sposta, mi vedo allo specchio e faccio: papà. Ho avuto un attimo, come dire, ho visto mio padre da giovane, è stato un po', come dire, così impressionante. E quindi ecco, tornando a Zucchero. Mi sono immedesimata, come faccio con i personaggi quando li interpreto. Sicuramente ne ho fatto un ragazzo che non ha paura della dolcezza, e invece molti adolescenti, uomini, ragazzi hanno paura della dolcezza, pensano che devono fare i duri. E in realtà magari affrontare il dolore in modo non aggressivo, polemico, ma mantenendo i nervi saldi e guardando comunque il mondo con indulgenza. È vero che si impara anche più avanti, però io ho voluto offrire delle possibilità a chi legge e il mio Zucchero è sì un uomo, però è un uomo che non ha paura di essere dolce. Non è affatto effeminato, anzi è anche molto autorevole, però, come dire, non ha paura. Lei affronta anche il problema del web. Sì. Questi ragazzi sono nativi digitali, cioè nascono con in mano praticamente L'iPad. qualsiasi cosa Sì. che si possa muovere con un dito, cosa che per noi è quasi fantascienza da un certo punto di vista. Cioè io mi ricordo a 20 anni per me questo oggetto era fantascienza. Sì. La vedevi su Star Trek e dicevi chissà se mai noi ci arriveremo e Infatti. siamo qua che ce l'abbiamo in mano. Nella sanità si sta affrontando un problema, secondo me, un po' sottovalutato per certi aspetti, della dipendenza da web e da tutti i problemi legati anche alle violenze attraverso il web. Lei cita una ragazza che si è suicidata e viene portato questo argomento dentro la classe.
quanto è importante insegnare a questi ragazzi che insegnano a noi a usare il web fondamentalmente, però insegnargli un uso consapevole, soprattutto contro il cyberbullismo? Sì, che appunto, come dire, io avevo affrontato il bullismo tradizionale in un cuore XXL e qua sono andata al bullismo 2.0, no, con il cyberbullismo. L'idea mi è venuta anche perché l'anno scorso con un cuore XXL sono stata invitata qui a Torino al Tribunale a un convegno come tra i relatori, ed era un convegno in cui c'erano giudici, magistrati, psichiatri, psicologi, c'era la polizia postale. E in effetti io mi sentivo piccola così, e come dire, il mio contributo era, sì, da romanziera, nell'affrontare in modo un po' più sensibile, ecco, l'argomento. Però ho ascoltato gli altri professionisti con grandissima attenzione e lì mi sono accorta che bisognava fare il passaggio e affrontare il cyberbullismo. E in effetti appunto i ragazzi sono messi davanti a questa notizia che leggono sul giornale di questa ragazza che per continue vessazioni si toglie la vita. E loro sono chiamati a riflettere non solo sulla vittima, ma su che cosa si potrebbe fare per educare o diseducare, meglio, diseducare i carnefici, no? A questo utilizzo, questa pratica, che a volte viene vista come un gioco, neanche come cosa cattiva e pericolosa. Sì, perché secondo me il fatto di non avere veramente davanti la persona che sta insultando ti toglie la responsabilità, dici ma sì, lancio una frase, poi... Oppure c'è anche un po' un senso, come dire... C'è un po' di cattiveria anche comunque, perché non è che oggi i ragazzi non lo sappiano, come dire, che quel click ha delle conseguenze, però forse anche per superficialità molti non ci pensano. E quindi i ragazzi, dall'insegnante che porta quell'articolo, sono chiamati in effetti a proporre delle soluzioni per diseducare da questa pratica e per far capire appunto che le conseguenze di un click possono essere gravissime. E tutti i ragazzi dicono, ah, bisogna denunciarli alla polizia postale piuttosto che altre soluzioni, finché il protagonista, comunque il personaggio che è metà americano e che tra l'altro ha un problema serissimo rispetto a internet, perché essendo magro come un chiodo, piccolino, non riesce a rimorchiare, anche se ci prova, non riesce a rimorchiarne una, e quindi lui fa tutto un suo percorso verso delle donne virtuali, ammettendo, quando viene scoperto, che almeno sullo schermo le vede piccole, ecco, gli sembrano più raggiungibili. Però lui in quell'occasione dice che c'è, ed è in effetti una notizia che io avevo letto sul giornale, una studentessa, non mi ricordo se indiana o americana. È americana, mi sembra di origini indiane. Che ha partecipato a un concorso di Google, qualcosa del genere. Che aveva messo a punto questo sistema di controllo nel PC. Molto semplice oltretutto come concetto. Sì, non so a che punto sono adesso, se l'hanno poi... Lo studio che lei cita credo stia andando avanti, hanno avuto già dei risultati, come... Perché quello era un prototipo. Libro, sì. Sono impressionanti da un certo punto di vista. Molto semplice, cioè questo, come dire, software riconosce le parole offensive, fa aprire la finestra, tipo sei sicuro, questo messaggio può essere offensivo, sei sicuro di volerlo postare, devi scegliere sì o no. E il test che questa ragazza aveva fatto era impressionante, perché solo il 4% del campione aveva deciso di postarlo comunque, invece gli altri ci ripensavano. Infatti il programma mi pare si chiamasse Rethink. Sì. No, ripensaci. E quindi ecco, ritengo che sia fondamentale non solo, come dire, istruire i ragazzi sull'uso del web, non solo per non cadere nella trappola sadica, no, di dire faccio del male a distanza, chi se ne frega, ma anche perché spesso i ragazzi non si rendono conto di essere delle prede. Sono prede, sono numeri, sono... come dire, anche in chat magari si confidano ma non sanno realmente se sono ascoltati, quindi quella che può sembrare una grande comunità è in realtà un luogo di grande solitudine alla fine. E il suggerimento, comunque l'invito che io faccio anche in queste pagine è quello invece di accorciare le distanze e di non nascondersi dietro lo schermo, ma di andarla a incontrare davvero le persone. Infatti un'altra delle ragazze protagoniste, anche lei ha una storia particolare rispetto al web, perché è convinta di essere fidanzata da 3 anni con un ragazzo che non ha mai visto. Cosa che succede nella realtà. Succedono.
Infatti ho ricevuto un sacco di mail di ragazzi che mi hanno detto: ah, veramente anche io sono fidanzata da tot anni con un ragazzo che non ho mai visto. Lei, per esempio, a un certo punto sceglie, no, di andare a incontrarlo. E lui arriva fino a Parma, dove ho inventato che questo ragazzo vivesse, e lui con una scusa non la incontra, per cui lei torna a Torino e dice: boh, era malato. E quando poi, istigata dai suoi amici, gli dicono: ma no, mettilo alle strette, di che accenda la webcam almeno, e lui mille scuse: no, non mi funziona, no, devo uscire. Quando lei dice: ti denuncio, dopo mezz'ora questa Scompare tutto. persona è sparita. Per cui lì parte la riflessione su chi c'era dall'altra parte, che rischio ho corso. Allora, vorrei chiudere con il futuro di questo libro. Quello prima, se non sbaglio, diventerà un film. La sceneggiatura è pronta, dunque ero stata chiamata l'anno scorso da Rai Cinema, cosa che non succede mai, perché come sai bisogna inseguirli, toc toc, e non ti apre Anche mai perché. nessuno. E invece ero stata chiamata, per cui facevo i salti di gioia alti così, dicendo: abbiamo letto il suo romanzo, può essere una storia per noi. Poi ci siamo rincontrati e la tappa seguente è stata mettermi al corrente dei disastri del budget, cioè avevano avuto un taglio di 20 milioni di euro e poi di non so quanti subito dopo, per cui il percorso per arrivare alle riprese è ancora molto in salita, ma io non dispero, quindi qualcosa ti terrò al Io corrente. proporrei quasi fare una Ah, webserie che volendo. va avanti fino al pensionamento di questi ragazzi. Potrebbe essere Perché no? interessante. Sì, devo un po' scatenare la fantasia, ma va Che ha bene. costi più ridotti, Sì, a potrebbe tempo così. diventare poi un film dopo che è Dopo. passata dalla rete, come Succede d'abitudine molto. ormai sta succedendo, È non dico vero. tutti i giorni, ma spesso e volentieri. Beh sì, perché si contengono i costi e fai vedere un po', insomma, quale può essere la storia senza far correre il rischio alla produzione di sborsare milioni di euro, se non dopo aver testato con Che mano. funziona, che la gente poi andrà a vederlo. Eh sì. Beh, chiudiamo allora. Dopo aver letto Chicca, vorrei sapere come andrà a finire, perciò la invito a scrivere il terzo libro della saga. Farò, ho già in mente qualcosa. Sì, sarà la quinta liceo, però raccontata a posteriori. Credo che farò partire il protagonista per un viaggio. Non si fa molto in Italia di partire dopo la maturità, però lo facciamo partire. E durante questo Cioè, anzi, no, viaggio, si parte e poi si rimane fuori per ultimamente. sempre. Però lui parte in India, credo, e ci racconterà a posteriori quello che è successo in quinta liceo, quindi gli intrighi. Eh Ci rivedremo quando sarà pronto il terzo sì, ci libro. vuole un po' ancora, è tutto solo nella testa. Grazie La ringrazio. a te, a presto.